Allora, di nuovo buongiorno e di nuovo benvenuti. Io sono Tiziana Toto e coordino le politiche dei consumatori di cittadinanza attiva. In questo contesto farò da appunto introduzione e moderazione dei lavori e porto i saluti anche del nostro segretario regionale della Liguria, Mauro Santucci, che diciamo. Purtroppo in questa giornata non ha potuto partecipare in prima persona. Cittadinanza Attiva, per chi non la conosce, è un'associazione nazionale di promozione sociale, è anche una delle 20 associazioni dei consumatori che è riconosciuta a livello nazionale ed è iscritta presso l'albo dei consumatori e degli utenti del MISE. Nasce come un movimento di partecipazione civica e di tutela dei diritti dei cittadini, con particolare riferimento ad alcune aree di intervento, quali appunto i servizi pubblici di interesse generale, piuttosto che la salute, ma anche la scuola, la giustizia, il territorio e l'ambiente. Tutto ciò lo fa non solo nella dimensione locale e nazionale, ma anche nella dimensione europea con la nostra rete Active Citizenship Network. L'iniziativa di oggi rientra nel quadro delle attività di un progetto che si chiama Generazione SprecaPO, una rete nazionale per la lotta allo spreco e la promozione del consumo responsabile e della produzione sostenibile. Questo progetto si pone a sua volta nell'ambito dell'obiettivo 12 dell'Agenda ONU 2030, che, come sappiamo, mira ad assicurare appunto modelli sostenibili di consumo e anche di produzione. E la premessa alla base del progetto è l'ormai assodata incompatibilità tra i limiti ambientali del pianeta e l'attuale modello di produzione e di consumo, che rende necessario un cambiamento significativo in ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. Oggi siamo arrivati all'ottavo appuntamento di un ciclo di web meeting che è stato inaugurato lo scorso dicembre a partire dalla realtà di Napoli e che proseguirà nel prossimo mese con altri due appuntamenti, precisamente nella città di Vicenza il prossimo 22 giugno, e poi concluderemo nella capitale, qui a Roma. La volontà era quella di fare questo ciclo di web meeting in presenza e quindi direttamente, fisicamente sui nostri territori, però purtroppo causa pandemia abbiamo dovuto diciamo ovviare sulla versione virtuale. La prima parte della nostra iniziativa è dedicata ad un dialogo tra enti locali, aziende e cittadine proprio sul tema di come rendere le città effettivamente a prova di sprechi e quindi più sostenibili, efficienti, innovativi e quindi in grado di garantire un'elevata qualità di vita ai cittadini. Sappiamo che le città ospitano la maggior parte della popolazione. I dati di Eurostat rispetto all'Europa ci dicono che il 70% della popolazione europea vive nelle città e che questo dato è anche destinato a crescere in futuro e che quindi le città sono le responsabili del 75% delle emissioni di gas climalteranti che derivano proprio da attività antropiche legate alla mobilità piuttosto che alla residenza nelle proprie abitazioni e alle attività ovviamente produttive. Ed è quindi indispensabile un ripensamento del modo in cui le stesse sono organizzate. Ovviamente non tutte le realtà sono nelle stesse condizioni, sappiamo che sono dei percorsi di cambiamento che in molti casi sono già iniziati da anni e che tante grandi città hanno avviato dei percorsi strutturali verso quella che era definita la Smart City, con un approccio che è differenziato a seconda dei casi. In alcuni casi è auspicato l'approccio olistico di messa a sistema di progetti e interventi in ottica unitaria, in altri casi si sono sperimentati interventi che sono sicuramente di grandi qualità, ma che riguardano solo settori specifici, tipo la mobilità sostenibile, oppure l'efficientamento energetico, o ancora la valorizzazione del patrimonio culturale, e dove però manca questo aspetto di integrazione tra i diversi ambiti di intervento. E poi ci sono altri contesti urbani dove ancora sono, diciamo, si è in forte ritardo sull'adozione di modelli di pianificazione
e interventi basati appunto su integrazione di reti, servizi e attori territoriali. In questo percorso un ruolo importante è certamente giocato dalle nuove tecnologie digitali che non sono più esclusivamente a supporto dell'esistente, ma che diventano proprio una parte fondamentale della pianificazione del territorio, e dei servizi. Ma un ruolo di pari importanza è anche legato alla capacità di coinvolgere la cittadinanza in ottica di partecipazione, proprio di cittadinanza attiva. E l'obiettivo oggi è quindi quello proprio di iniziare un dialogo per capire qual è lo stato attuale dell'arte e se è possibile cogliere possibilità appunto di sinergie future da costruire insieme. Io quindi concludo con i ringraziamenti a tutti gli ospiti per aver risposto al nostro invito e quindi ad essere presenti con noi oggi pomeriggio e mi auspico che possa essere, diciamo, l'inizio di appunto un percorso che tramite i nostri rappresentanti territoriali possa proseguire nel futuro. A questo punto passerei la parola all'assessore all'ambiente del Comune di Genova, Matteo Cancora, chiedendo com'è la situazione rispetto alle cose che sono state citate nella città di Genova e quali sono, diciamo, le prospettive future. Grazie, vi ringrazio per l'invito. Poi so che ci saranno anche degli interventi da parte di AMIU e da parte di MT, che andranno magari più nello specifico sui progetti che stanno portando avanti. La tematica è una tematica molto sentita, pensando alle città del futuro, quella che sarà la città del 2030, ma addirittura del 2050. Noi abbiamo approvato proprio da poche settimane un documento strategico, che è l'Action Plan 2050. Siamo state una delle prime città ad approvarlo, però è evidente che questo è un momento di grande trasformazione per la città. Nello specifico, do alcuni flash sulle attività e sui progetti più importanti che si sposano bene con quello che sono i valori e il messaggio di questa iniziativa Generazione Spreco. Noi stiamo operando sulla mobilità, quindi su tutto il tema della smart mobility, e lo stiamo facendo con tanto un grande progetto che prevede quattro assi di trasporto pubblico locale, viari completamente elettrici, con un finanziamento estremamente importante, forse uno dei più importanti dato di una città negli ultimi tempi, di quasi 500 milioni, che porterà ad avere un trasporto completamente elettrico, ma soprattutto in sede attrezzata, e quindi anche con l'obiettivo di avere un trasporto sicuro, veloce e sostenibile. La sostenibilità è la parola chiave ed è la parola che poi guida tutti i progetti delle grandi città. Lo abbiamo fatto con questo progetto, con i cantieri della metropolitana. Abbiamo quasi 2 chilometri di prolungamento in atto, e anche con i progetti sulla quotidianità, e quindi con l'estensione, la tracciatura di ciclabili in città da circa un anno, riuscendo a fare in un anno quello che la città non era riuscita a fare forse in 20, forse in 30 anni. Poi, quando parliamo di smart, parliamo di smart mobility, parliamo di mobilità, ma parliamo anche degli interventi legati all'efficientamento energetico. Vedo che tra i relatori abbiamo anche, tra gli organizzatori che hanno dato supporto a questa iniziativa, abbiamo Edison, e il Comune di Genova ha un anno fa iniziato la sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica. Questo porterà alla sostituzione di 56.000 apparecchi illuminanti con energia pulita, energia verde, e soprattutto con un risparmio importante nei prossimi anni sui consumi.
E nello stesso tempo grandi progetti che riguardano gli immobili pubblici e quindi tutto il tema della, diciamo, degli interventi legati a, a migliorare l'efficienza energetica degli, degli edifici, sia sugli edifici più grandi, ma anche attraverso un piano che riguarda le scuole, che quindi riguarda tutti gli impianti di, diciamo, di riscaldamento. L'altro tema, quando si parla di, diciamo, di temi legati a smart, l'altro tema è sicuramente il tema dell'economia circolare, l'economia circolare che non deve essere solo uno slogan, ma poi si deve toccare con progetti concreti, e anche su questo, come poi racconterà probabilmente il dottor Gandini, con la nostra azienda la nostra azienda di igiene urbana, che è un'azienda di proprietà del comune, abbiamo progetti che riguardano la costruzione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, che riguardano il recupero delle eccedenze alimentari. L'importante, dico io, è che tutte queste iniziative siano legate tra loro da un progetto che li possa legare insieme e che ci sia una partecipazione, un coinvolgimento da parte dei cittadini. E direi che cittadinanza attiva da questo punto di vista può essere un soggetto che ci può aiutare anche a raggiungere quei cittadini che in qualche modo non riusciamo a raggiungere. Abbiamo un rapporto anche con le associazioni dei consumatori che spesso sono parte attiva dei nostri progetti. Uno degli ultimi progetti è stato quello degli ecocompattatori per la plastica. Quindi, cioè, abbiamo questo progetto, una regia da parte dell'amministrazione e cerchiamo di portarlo avanti con le forze del pubblico, ma anche e soprattutto con le forze del privato e con il coinvolgimento dei cittadini, perché senza il coinvolgimento dei cittadini comunque certi obiettivi che si pone l'agenda 2030 non possono essere raggiunti. Quindi come comune siamo disponibili, siamo pronti, ecco, a collaborare credo che potreste aiutarci in molti settori nei quali siamo attivi. Un saluto a tutti e mi fermerò per sentire gli interventi. E le porte sono aperte, ecco, per ogni tipo di collaborazione. Grazie. Grazie, grazie a lei. Davvero ha già citato tanti argomenti che ovviamente sono interconnessi e di cui parleranno gli interlocutori successivi. Io nel frattempo diciamo la ringrazio ancora di più perché con lei abbiamo già avuto modo di collaborare anche sul nostro progetto per la mobilità sostenibile che stiamo portando avanti da 3 anni insieme alla Fondazione Unipolis, che sta, diciamo, per arrivare a conclusione, almeno questa parte sperimentale che riguardava le 14 città metropolitane. Tra l'altro mi sembra di ricordare che anche uno dei progetti finalisti sui quali i ragazzi sono stati chiamati a votare appartenga a una delle classi partecipanti della città di Genova. E quindi le votazioni si faranno fino al prossimo 10 giugno e scopriremo quale sarà il progetto vincitore, ma lo terremmo, diciamo, segretato fino a settembre, perché poi lo presenteremo nell'ambito di un evento pubblico che organizzeremo nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. E quindi grazie davvero per la presenza e per la promozione effettivamente della partecipazione civica. Noi nasciamo proprio, come ho già detto, come un movimento di partecipazione civica ancora prima di associazione di promozione sociale o di tutela dei consumatori, e quindi è assolutamente una dimensione che ci sta prettamente a cuore. E cercheremo spazi sicuramente di interlocuzione con il Comune di Genova, sia, diciamo, come realtà nazionale, ma certamente tramite le nostre realtà territoriali.
A questo punto una delle tematiche che è stata già chiamata in campo è quella dell'efficientamento energetico e dell'importanza che diciamo, riveste questo argomento in chiave di riduzione dei consumi sia nell'ambito domestico che diciamo, in tutti gli altri ambiti che vanno dagli altri diciamo, compartimenti che sono citati anche all'interno di questo convegno, che sono la mobilità piuttosto che l'efficientamento appunto di altri edifici pubblici che investono sia le scuole, gli ospedali, la pubblica amministrazione in generale. Quindi chiamerei immediatamente in gioco Gianmario Riggi di Edison Servizi Energetici e Ambientali, che come è stato detto anche dall'assessore è il soggetto partner di queste iniziative di progetti. Quindi do immediatamente la parola a Gianmario Riggi. Grazie a tutti, buonasera, scusate, sono in doppia presenza sugli schermi perché ho problemi con la mia webcam del computer, quindi per farmi vedere mi sono doppiamente collegato con il mio cellulare. Ecco, adesso volevo condividere una breve presentazione per raccontarvi un po' cosa stiamo facendo in termini anche di Smart City, che poi è quello che diciamo è il contesto che raccoglie un po' tutte le tematiche di cui stavamo parlando. Ecco, io condividerei una piccola presentazione in modo tale che anche voi possiate vedere. Riesci a condividere? Sì, assolutamente. Vedete? Sì. Però ottimo. Non ti sentiamo bene. Allora, innanzitutto io sono Gianmario. Non mi sentite? Adesso sì, vai. Ok, allora, come dicevo prima, io sono Gianmario Riggi, lavoro per la divisione servizi energetici e ambientali di Edison ormai dal 2017 e mi occupo in particolare di Smart City e di pianificazione territoriale. Edison è dal 2012 è controllata dal gruppo EDF, Electricité de France, ed è la più antica società europea nel settore dell'energia. Diciamo che siamo attivi in vari settori, tra cui quello della produzione e vendita di energia elettrica, nell'offerta di servizi energetici alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e ai territori, e nell'approvvigionamento, esplorazione, produzione e vendita di idrocarburi. La mission di Edison si può riassumere in questa frase, che è il motto di Edison: costruiamo insieme un futuro di energia sostenibile, che avviene attraverso l'essere vicini agli stakeholder locali, attraverso servizi e soluzioni energetiche competitive. Diciamo che il nostro approccio si basa appunto sull'ascolto dei bisogni del cliente, sulla ricerca di soluzioni e modelli di business che siano innovativi e che riescano a centrare appunto quelli che sono gli obiettivi desiderati del cliente, e poi attraverso un approccio sistemico a livello territoriale, appunto per rispondere in modo più efficace a tutti i bisogni che vengono espressi dagli stakeholder. Edison opera quindi con la divisione servizi energetici e ambientali a livello italiano e fornisce attraverso le società che fanno riferimento appunto alla divisione una vasta gamma di servizi, tra cui la progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di efficientamento energetico e di produzione in sito, la gestione e manutenzione di edifici industriali, del terziario e della pubblica amministrazione, progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per l'efficientamento degli edifici, soluzioni di teleriscaldamento a biomassa, illuminazione pubblica, servizi ambientali per le aziende, quindi intendiamo consulenze, intendiamo analisi di matrici ambientali e bonifiche. E poi c'è tutta l'attività legata alla consulenza per l'ottenimento di incentivi fiscali legati all'efficienza energetica. Quindi Edison opera a livello italiano con più di 2.600 persone, gestisce più o meno 200
45 siti industriali, 2500 edifici, tra cui scuole, ospedali, uffici, più di 800 chilometri di reti per la distribuzione di vettori, quindi in Italia siamo molto presenti in tutte le regioni e le province. Ecco, Edison ritiene che il tema della Smart City sia particolarmente importante, perché di fatto la Smart City è quella che sintetizza tutti i temi della sostenibilità in senso ampio di cui ad oggi si parla. Quindi Edison considera la Smart City come un luogo che punta di fatto a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso decisioni sostenibili e intelligenti, attraverso una risposta concreta a ogni esigenza che viene espressa dai cittadini, dagli stakeholder, e attraverso servizi che possono essere sia di dimensione individuale che collettiva. Quindi di fatto per noi la Smart City è un insieme di elementi urbani, quindi non solo gli edifici ma tutte le infrastrutture, come diceva l'assessore prima, la mobilità, la pubblica illuminazione, il teleriscaldamento, che devono operare in modo integrato e sinergico, creando questo modello di rete intelligente per andare a costruire quello che per noi è il corpo della città, dove gli edifici vengono integrati e tutto collabora a dare una risposta di qualità ai bisogni dei cittadini. E lo smart building, quindi l'edificio intelligente, diventa un po' la cellula per noi di questo corpo che è la Smart City, e attraverso appunto il fatto di essere intelligente può connettersi, può comunicare con tutti i livelli della città, quindi con il quartiere, con la città, e la città e il quartiere stessi possono comunicare con loro. E per fare questo è importante che ci sia un sistema nervoso, e il sistema nervoso noi lo vediamo, lo riconosciamo nelle piattaforme, nelle soluzioni digitali che abilitano la Smart City, ma non diventano il fine ultimo. E tutte queste digitalizzazioni, queste piattaforme servono poi a integrare, a rendere effettivamente efficienti i vari servizi di cui una città deve essere composta se vuole essere smart, quindi riqualificazione edilizia, efficienza energetica delle aziende, fonti rinnovabili, reti di teleriscaldamento, energy community, generazione distribuita, illuminazione pubblica, la mobilità, le piattaforme stesse, i servizi, la formazione, la divulgazione, ma anche la partecipazione. Il processo deve essere un processo partecipato, condiviso, non deve essere top down, perché di fatto se fosse top down non risponderebbe appieno alle esigenze delle persone, e di fatto gli investimenti che faremmo potrebbero essere non utili e non efficaci. Ed è per questo che Edison ha pensato che la pianificazione fosse il primo passo per supportare i decisori politici nella pianificazione, nella ideazione delle città. E Edison con il gruppo DEF hanno messo a punto appunto delle piattaforme, degli strumenti di pianificazione digitale che attraverso la creazione di modelli 3D o 2D della città con un approccio multiscala consentono di affrontare la pianificazione di territori e città partendo dal territorio come area vasta fino ad arrivare a livello della città, del quartiere e dell'edificio preso singolarmente. Tutto questo integrando vari layer, dall'efficienza energetica fino ad arrivare alla mobilità, ai servizi per la città. E il punto forte di queste piattaforme è consentire al decisore di valutare ex ante, quindi prima che le scelte vengano fatte, l'impatto delle scelte che si potrebbero realizzare per raggiungere l'obiettivo di trasformazione territoriale, valutando impatti economici, ambientali, impatti di tipo energetico, quindi tutti e sociali, tutti gli impatti che effettivamente sono necessari per governare la trasformazione. Dopodiché le piattaforme sono integrabili con sistemi di monitoraggio e controllo che consentono, come il BEMS e il Control Room, di verificare in fase anche di dopo l'attuazione di queste trasformazioni come performano le nostre trasformazioni, e così di conseguenza fare analisi ex post dello stato di fatto ed eventualmente proporre modifiche e miglioramenti se ve ne fosse la necessità. Le piattaforme hanno anche il ruolo di permettere al decisore di coinvolgere la popolazione nelle trasformazioni, condividendo le misure, le politiche e
facendo percepire agli stakeholder quali potrebbero essere le risultanze di alcune scelte. E questo avviene attraverso la realtà aumentata, la realtà immersiva e la simulazione interattiva. Ecco, due esempi che possono essere indicativi di questa attività. Li abbiamo svolti, il primo sulla regione Lombardia, dove abbiamo realizzato un tool di pianificazione territoriale su tutti i 1500 comuni della regione, andando a costruire un tool basandoci su dati di certificazione energetica, dati Istat per caratterizzare appunto il patrimonio edilizio residenziale di tutti i 1500 comuni e andando a realizzare degli scenari da qui al 2024 che tenessero conto dell'implementazione di misure di efficientamento energetico di questo patrimonio residenziale. Interventi relativi alla riqualificazione degli involucri e degli impianti e valutando gli impatti di questi interventi, considerando il bonus del 110% e la situazione in cui il bonus non fosse mai entrato in vigore, in modo tale da evidenziarne le differenze. E quindi siamo andati poi, considerando questi due elementi di incentivazione, siamo andati a verificare gli impatti appunto delle scelte di efficientamento legate a queste forme di incentivazione con dei KPI relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 di PM10, al lavoro generato grazie allo sviluppo degli scenari, in modo tale da far percepire al decisore quali potessero essere gli impatti delle scelte e quali potessero essere le leve su cui intervenire a livello locale per incentivare il cambiamento. Ecco, vedete che poi i nostri tool hanno anche una restituzione grafica per far appunto percepire l'efficacia e la risultanza dell'implementazione di una misura piuttosto che di un'altra. Quindi vedete appunto con delle scale di colori come è facile rappresentare il cambiamento in modo molto, molto efficace. Un altro caso studio è stato quello realizzato sulla città di Torino, dove abbiamo pianificato energeticamente il territorio cittadino del centro storico e siamo andati a costruire tre scenari relativamente a tre misure di efficienza energetica che consideravano la riqualificazione degli involucri edilizi e degli impianti di riscaldamento e l'introduzione di sistemi di automazione degli edifici nel patrimonio residenziale di questa parte della città, tenendo conto delle caratteristiche termiche esistenti grazie all'analisi delle certificazioni energetiche degli edifici e dall'altra parte di tutte le peculiarità architettoniche, storico, paesaggistiche e artistiche di questi edifici, quindi analizzando i piani urbanistici. E da qui abbiamo creato tre scenari appunto che con cui siamo andati a valutare gli impatti economici, gli impatti ambientali e gli impatti sociali di questi possibili scenari, dell'implementazione di questi scenari. Quindi di fatto abbiamo poi presentato questi risultati alla cittadinanza e alla pubblica amministrazione per far comprendere loro appunto quali potessero essere gli effetti a lungo termine su 10 anni di una possibile politica di efficientamento energetico. Quindi decisioni guidate dai dati e non guidate dalla percezione che una politica possa essere migliore delle altre. Io avrei finito, vi ringrazio. Grazie Gianmaria, anche ovviamente dalla tua presentazione sono emersi tantissimi spunti interessanti e faccio riferimento diciamo ad alcune cose che tu hai citato come la necessità nel lavoro di pianificazione delle città di non agire soltanto con un approccio top down, ma diciamo partire da quelle che sono anche le esigenze dei cittadini che poi abitano le città e utilizzano i servizi e il nostro diciamo azione che dovrebbe portare ad una nuova riorganizzazione delle città si faccia in modo diciamo di creare
servizi adeguati, integrazioni di servizi che non riguardino esclusivamente poi i centri delle città dove sono concentrati la maggior parte degli uffici, dei servizi, ma che ci sia un occhio anche appunto alle zone più esterne, anche quelle che adesso sono diciamo le periferie, che anzi hanno maggiormente bisogno di interventi in tal senso. L'altra diciamo cosa su cui pensavo era appunto l'approccio con un'ottica di lungo periodo, perché è evidente che i cambiamenti non avvengono dall'oggi al domani e che quando si fanno degli interventi bisogna avere in mente una prospettiva di ampio raggio e capire diciamo che ci sono dei risultati che arriveranno non nell'immediato, ma che certamente diciamo nel futuro porteranno poi i risultati sperati, così come la questione dell'importanza dei dati. I dati sono la nuova ricchezza a disposizione dei vari soggetti e forse diciamo invece sorge la necessità da parte dei singoli cittadini di capire che anche loro dispongono di questa ricchezza nel senso dei dati, delle informazioni che forniscono con i loro comportamenti, quanto diciamo danno delle informazioni, quindi consentono a tutti i soggetti di raccogliere dati per raccogliere informazioni, allo stesso tempo delle informazioni che possono avere invece a disposizione sulla predisposizione di servizi, sull'impatto che hanno le proprie scelte di utilizzo o di consumo di determinati beni e servizi, avendo una diciamo restituzione immediata appunto del dato relativo a ciò che produce quella determinata scelta, che si dovrebbe trasformare in una maggiore consapevolezza proprio delle scelte che si compiono. Darei adesso la parola al dottor Luciano Cantini, che è responsabile relazioni esterne e comunicazione del gruppo AMIU di Genova. Le tematiche della corretta raccolta dei rifiuti sono ampiamente richiamate nel progetto che stiamo portando avanti, Generazione Sprecapò, che è certamente incentrato sulle tematiche dell'economia circolare, ma ben sappiamo che diciamo se non c'è alla base una corretta un corretto conferimento dei rifiuti è difficile parlare poi di tutto il resto. A lei la parola, dottor Bandini. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie di l'invito. La carne al fuoco messa dall'assessore Campora all'inizio di questo webinar è tanta. Allora ho recuperato al volo la presentazione del nostro piano industriale, tanto per darvi qualche spunto, e poi ovviamente sono a disposizione per eventuali approfondimenti. Quando parliamo di AMIU Genova parliamo del gestore dei rifiuti di Genova e del cosiddetto genovesato. Genova sconta una mancanza di investimenti sulla chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio, un po' come la regione Liguria, che come sapete è una terra stretta tra mare e monti e quindi con una cronica fame di spazi che inevitabilmente si ripercuotono sullo sviluppo impiantistico e infrastrutturale della nostra terra. Questo non vuol dire ovviamente che questa amministrazione non abbia voluto dare una vision e una mission credibili alla società che qui rappresento, mettendola nelle condizioni di poter fare investimenti. Investimenti che ovviamente sono la spina dorsale di un piano industriale che si rispetti, soprattutto quando si arriva da diversi anni di mancanza di investimenti. Mancanza di investimenti che poi si ripercuotono in alcune classifiche che annualmente vediamo e che vedono sempre Genova arrancare tra le città del nord Italia in termini di target di raccolta differenziata.
qui vedete alcuni numeri, il nuovo piano industriale vede 92 milioni di euro di investimenti per il comune di Genova e per gli altri 30 comuni del genovesato, oltre a 44 milioni di euro per l'impianto di trattamento meccanico biologico in project financing con IREN, di cui parlava l'assessore Campora all'inizio. La posa della prima pietra di questo impianto è stata fatta pochi mesi fa e contiamo che nella primavera del 2022 entri in funzione. Cosa comporterà questo impianto? Beh, innanzitutto l'autonomia dal punto di vista del trattamento, evitando il trasporto fuori regione con la conseguente riduzione dei costi complessivi. E poi è un impianto ovviamente che è un tassello fondamentale della chiusura del ciclo ambientale nella città metropolitana di Genova e per l'intera regione. Qua vedete alcuni dati sui quali non mi sto a soffermare, però vedete come la potenzialità annua di questo impianto è di 110.000 tonnellate e consentirà di allungare la vita utile della discarica di Monte Scarpino senza impatti ambientali e perché ovviamente riuscirà a trattare i rifiuti che rimangono diciamo indifferenziati in maniera ottimale e comincerà a sarà il primo passo verso quella chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio che manca. Quando vi parlo di piano industriale, vi parlo anche di un contratto di servizio con la città metropolitana che è entrato in vigore il 1° gennaio di quest'anno, che vede tutti i comuni del cosiddetto genovesato, che sono le valli dietro Genova più la zona costiera rappresentata dai comuni di Cogoleto e Arenzano. Quindi parliamo di 650.000 abitanti che serviamo e con un incremento di vari dati rispetto al 31/12 dell'anno scorso, sia come territorio, sia come abitanti serviti e così via. Quindi un piano industriale della durata di 15 anni, un contratto di servizio della durata di 15 anni che ha reso finalmente bancabile un piano industriale consentendo, mettendoci nelle condizioni di poter fare gli investimenti. La sfida della raccolta differenziata, come dicevamo, è molto importante per il nostro territorio, soprattutto per il comune di Genova, perché tutto sommato molti comuni del genovesato arrivano già a ragguardevoli livelli di raccolta differenziata. Ovviamente Genova sconta i problemi di cui vi accennavo prima, quindi di mancanza di investimenti negli ultimi anni, oltre al fatto di essere una città portuale, quindi una grande città stretta tra mare e monti, a sviluppo prevalentemente verticale, quindi rendendo difficile l'implementazione di sistemi come porta a porta o altri sistemi che in altre città completamente diverse urbanisticamente da Genova, ma magari simili per dimensioni, invece riescono ad attuare. Ovviamente sono tante le iniziative che abbiamo messo in campo, tra cui Plastipremia, che è quell'iniziativa di cui accennava l'assessore in apertura, questi ecocompattatori, ce ne sono 12 sparsi in tutto il territorio comunale e che consentono di differenziare flaconi e bottiglie di plastica in maniera separata rispetto alla raccolta stradale. E i cittadini che conferiscono questi materiali presso questi specifici ecocompattatori hanno accesso a tutta una serie di premialità a seconda delle soglie che raggiungono di flaconi e bottiglie conferite. Dall'inizio di questa avventura, quindi dall'inizio dell'installazione di questi ecocompattatori, che data di novembre dell'anno scorso, sono già 3 milioni le bottiglie e i flaconi che sono stati conferiti, quindi andando oltre le più rosee aspettative per quanto riguarda la partecipazione della cittadinanza a questa particolare raccolta differenziata, ulteriormente differenziata. Questi sono gli investimenti raggruppati per macro numeri. Vado veloce perché, come sicuramente sapete meglio di noi o come noi,
più aumenta la raccolta differenziata, più diminuiscono i costi a carico della società e quindi conseguentemente a carico dell'intera comunità insediata. Quindi abbiamo dei livelli da raggiungere di raccolta differenziata particolarmente importanti, non entro nei dettagli, però vedete come il costo di smaltimento del rifiuto indifferenziato per l'ultima riga all'aumentare della raccolta differenziata diminuisca significativamente. Ed è questa poi la missione che come AMIU abbiamo di fronte nei prossimi anni. Mi soffermo rapidamente sul ruolo dei cittadini, perché pochi mesi fa si è chiuso un progetto più importante per quanto riguarda l'economia circolare, si chiamava Forest. Grazie a questo progetto AMIU ha avuto la possibilità di mettere a sistema tutte quelle che sono le attività di volontariato non del riuso presenti sul territorio. Abbiamo inaugurato anche un centro di riuso in un quartiere collinare di Genova e abbiamo creato le premesse per inaugurarne altri. Infatti siamo al lavoro e contiamo l'anno prossimo di inaugurare almeno due ulteriori centri di riuso, forse tre, uno in una zona un ex mercato comunale, sempre in un quartiere sulle alture di Genova, che è il quartiere di San Teodoro, nell'ex mercato di Via Bologna, e l'altro nel comune di Busalla, dove la civica amministrazione di Busalla ha ottenuto i finanziamenti della città metropolitana per ristrutturare un'area che è un centro di riuso naturale, perché rimane subito prima dell'isola ecologica, il centro di raccolta di Busalla, e quindi in termini di prevenzione dei rifiuti consentirà un attimo prima che l'utente acceda all'isola ecologica di verificare quello che porta e verificare se prima di diventare un rifiuto possa diventare qualcos'altro. Ovviamente l'impegno e il coinvolgimento dei cittadini in questa avventura è fondamentale, quindi si va dalla lotta allo spreco alimentare alla cultura del riuso, poi insomma a Genova dovrebbe essere qualcosa che è nel DNA dei concittadini, però insomma più ci impegniamo e più riusciremo a ottenere risultati in termini di prevenzione della produzione di rifiuti, in termini di coinvolgimento e in termini di educazione ambientale e educazione sostenibile. Mi piace ricordare che con queste iniziative, diciamo, dedicate alla cultura del riuso, abbiamo anche bucato la stampa nazionale, quindi sia il Corriere della Sera che Repubblica hanno sulle loro pagine nazionali dato spazio ai nostri protagonisti del riuso. Se foste interessati ad approfondire, sul nostro canale YouTube c'è un video breve ma che dà una carrellata di tutte le associazioni che sono coinvolte in questa attività, e quindi come vedete è indispensabile il doppio ruolo, quindi il ruolo dell'azienda che rappresento, di AMIU, in termini di investimenti, di adeguamento degli impianti e di miglioramento del servizio. Dall'altra parte tutto questo sarebbe inutile se non ci fosse anche un ruolo attivo dei cittadini nel rendere il più possibile migliore la raccolta dei rifiuti e differenziarla al meglio. Le premesse ci sono perché la cultura del riuso, devo dire, che trova radici nella storia di questa città e anche progetti come Plastipremia, quindi per questo conferimento particolare di questo particolare polimero della plastica rappresentato da flaconi e bottiglie, stanno dando tutti grandissimi risultati e dobbiamo continuare su questa strada. Grazie mille. E anche dal suo intervento ovviamente sono giunti tanti stimoli. Io però non la vedo più.
Io ci sono. Ah, ecco, ecco, non la vedevo più e quindi pensavo che fosse caduto il collegamento. No, davvero, davvero grazie. Sull'ultima questione che segnalava, appunto, sulla parte dei centri del riuso e diciamo, di queste buone pratiche che si configurano come tali, siamo certamente interessati e infatti altra parte del nostro progetto è proprio quella del censimento di buone pratiche in ottica di economia circolare, no? Quindi anche tutta la parte del riutilizzo e del riuso è sicuramente parte di essa. Ne abbiamo censite tantissimo su tutti i territori nazionali, tant'è vero che nella seconda parte del nostro evento, in tutte le tappe che abbiamo fatto, abbiamo dedicato spazio a testimonianza di queste buone pratiche, ma stiamo anche allestendo una pagina, una vetrina sul sito del progetto che è generazionesprecapo.it, dedicata esclusivamente diciamo, alle buone pratiche che abbiamo censite, ancora di più alle buone pratiche che abbiamo censito e che hanno partecipato ai nostri eventi per cercare di diffondere sempre di più appunto queste buone pratiche, magari diciamo facendo capire che in alcuni casi ci sono i presupposti per essere replicabili anche in altri territori, in regioni diverse, in città diverse, che quindi diciamo insieme si può fare tanto. E diciamo un progetto che è orientato non soltanto a sottolineare delle criticità che sono esistenti, come quella a cui lei faceva riferimento in tema di percentuale di raccolta differenziata, che è stata diciamo sino ad ora a livelli ancora non ottimali, ma che diciamo ci auguriamo che con gli investimenti che sono stati illustrati diciamo si possano raggiungere gli obiettivi che ci si è posti, e quindi diciamo però ci deve essere anche spazio a dare evidenza di quello che di buono già esiste e che deve essere valorizzato e portato come esempio in altri territori. Quindi, grazie diciamo per questa indicazione, sicuramente andremo a cercarle, o se ce le vorrà segnalare insomma lei, e chiedo anche agli altri nostri ospiti, faranno parte queste esperienze diciamo di quelle che saranno sul nostro sito. Allora do adesso la parola al dottor Alberto Repetto, responsabile infrastrutture e impianti verticali di AMT Genova, la mobilità l'altro grande pilastro della riorganizzazione in chiave sostenibile delle città, e quindi diciamo siamo curiosi di sentire anche un punto di vista su quel fronte. Buonasera, provo anch'io a condividere una presentazione. Si vede? Benissimo. Sì. Allora, io mi chiamo Alberto Repetto e sono in AMT responsabile della parte infrastrutture ed impianti. Vi racconterò in questi pochi minuti quello che AMT sta facendo proprio nel percorso di transizione ecologica, perché è un cammino, voglio dire, intrapreso già da tempo, che tutti i giorni ci porta, diciamo così, verso questo importante obiettivo, che è quello di rendere sempre più le nostre città a misura d'uomo. AMT si porta dietro una storia, diciamo, già di attenzione all'ambiente, che in verità era nata per altri motivi, ma si porta dietro tutta una serie di impianti importanti, di impianti a trazione elettrica, che sono stati, diciamo, costruiti all'inizio del secolo scorso. Quindi c'è nella storia, nel DNA, diciamo così, di AMT, tutta una parte proprio di trazione elettrica, e mi riferisco in particolare alle funicolari, agli ascensori pubblici, che sono appunto tipici della nostra città, perché è una città sicuramente verticale da questo punto di vista, e abbiamo la metropolitana, ovviamente, la ferrovia Genova-Casella, molto caratteristica, molto particolare, detta anche la ferrovia delle Tre Valli, che collega l'entroterra col centro cittadino, e abbiamo una ferrovia cremaliera, che è un impianto sicuramente unico nell'ambito nazionale. Quindi di queste sette modalità di trasporto che AMT si trova a gestire, ben cinque sono a trazione elettrica.
In questo quadro, sotto diciamo così il capitolo autobus, vi è in verità già una parte importante di mezzi a trazione elettrica. In primis la linea filoviaria, AMT dispone di 17 filobus e di una linea filoviaria, e recentemente, ma di questo poi illustrerò, diciamo, spiegherò meglio nelle diapositive a seguire, abbiamo diciamo un'importante trasformazione verso proprio verso gli autobus elettrici. Quindi tutta l'attività quotidiana che stiamo cercando di portare avanti è proprio rivolta verso questa trasformazione. Questo è semplicemente per rappresentare il fatto che Genova, dal punto di vista, diciamo così, questo è un confronto con altre città italiane e con altre capitali europee, si trova, diciamo così, in questa fascia intermedia, che comunque è una fascia sicuramente migliorabile, ma già importante, di utilizzo della mobilità collettiva. Questo è per dire che quello che accennavo prima, che si porta dietro una tradizione a servizio della città importante, qua abbiamo sicuramente una parte di servizi che sono sicuramente ecologici, c'erano i tramvai a trazione animale, sicuramente, voglio dire, rispettosi dell'ambiente, ma forse un po' poco efficaci dal punto di vista trasportistico. Questo è quello che dicevo prima, quindi è un po' un riassunto degli impianti storici che AMT è chiamata a gestire, proprio impianti basati sulla trazione elettrica. In particolare al centro abbiamo una fotografia della funicolare Zeccarighi, che collega il centro cittadino appunto alle alture di Genova, e nell'angolo invece in alto a sinistra abbiamo l'ascensore, la stazione superiore dell'ascensore cosiddetto di Castelletto Levante, che porta presso la spianata Belvedere, che è sicuramente uno dei punti più caratteristici e più panoramici dell'intera città. In basso a sinistra abbiamo quello che dicevo essere una particolarità della nostra città, una ferrovia a cremagliera proprio perché deve superare delle importanti pendenze. A destra, in alto, ancora una funicolare terrestre, quella cosiddetta di Sant'Anna, e sotto la metropolitana. Qua invece entriamo, diciamo, in questa fase, la fase, diciamo, chiamiamola la seconda fase di trasformazione ecologica dell'azienda, che è proprio un cammino che sta facendo verso, diciamo, l'acquisizione di mezzi a batterie, di mezzi completamente elettrici, di mezzi quindi puliti. Mezzi, come dire, puliti perché? Perché AMT ha fatto una scelta precisa e ha deciso di acquistare energia elettrica verde. Quindi a questo punto si può parlare effettivamente di una scelta, come dire, attenta e rispettosa dell'ambiente, perché è sì una trazione elettrica, ma è una trazione che proviene, appunto, l'energia necessaria per la ricarica di queste batterie proviene tutta da fonti rinnovabili ed energia certificata e acquistata da fonti rinnovabili. Quindi da questo punto di vista AMT si è mossa, mi sento di dire, bene, nel senso che non ha, come dire, non si è preoccupata dell'ambito cittadino e lasciando, diciamo, il problema dell'inquinamento in altri ambiti, magari in zone meno fortunate. AMT ha scelto proprio di utilizzare energia rinnovabile. Questo è esattamente quello che dicevo. Qua era semplicemente per farvi dire che l'azienda è un'azienda energivora, è un'azienda che dal punto di vista dei quantitativi di energia consumata è un'azienda importante. Si pensi che consuma circa 15.000 TEP, tonnellate equivalenti di petrolio, di energia primaria. Va da sé che la maggior parte ad oggi, diciamo, di questa energia provenga ancora dall'utilizzo del gasolio. Ma questa percentuale, che oggi è circa del 73%, è destinata a scendere in maniera decisa, e la parte invece di energia elettrica è destinata ad aumentare in maniera decisa. Questo, come vedremo più avanti, è un processo che ha visto interessati i nostri depositi con delle importanti trasformazioni impiantistiche. E tutto questo per dire che in questo cammino, ecco, ancora una cosa veloce, questo è un po' un riassunto dell'utilizzo dell'energia elettrica da parte dell'AMT. Come si vede, una parte importante è quella della metropolitana, quella parte grigia, il rettangolo grigio, e la parte dei filobus, quella parte arancione, la parte ascensori e funicolari, la parte storica, quella parte gialla, ferrovia Genova-Casella e altri utilizzi. Oggi quella parte blu, che è la parte
identificata, diciamo, come rimesse urbane e complesso direzionale, una parte che è destinata ad aumentare fortemente perché, come dicevo, AMT ha deciso di investire nei bus elettrici e quindi l'energia per la ricarica di questi bus sarà energia che andrà a incrementare questo, diciamo così, consumo proprio nell'ambito delle rimesse urbane, poiché al momento AMT ha fatto la scelta dell'overnight charging, quindi della ricarica, diciamo, in fase notturna, in fase serale. Dicevamo, per qual è la strategia di AMT per l'ambiente? Sicuramente l'attenzione, diciamo, ai propri processi. Questo cerca di farlo anche con le certificazioni di cui parlerò poco dopo. Sicuramente un altro pilone fondamentale è quello del svecchiamento della flotta. E a seguire tutta la parte di elettrificazione, quindi la parte a cui ho già fatto cenno di elettrificazione dei depositi e una parte in gran parte, scusate il gioco di parole, completata che riguarda la trasformazione a LED dei depositi e poi sicuramente progetti di più ampio respiro a cui faceva appunto riferimento l'assessore in premessa ed è il progetto dei cosiddetti quattro assi. Dal punto di vista organizzativo è solo appena il caso di ricordare che AMT ha la certificazione ovviamente 9001, 18001 in materia di sicurezza, ma è dotata già da alcuni anni della certificazione in materia ambientale e in materia ISO 50001, in materia proprio di gestione dell'energia. Questo è un processo che è stato, diciamo, per l'azienda impegnativo, perché ci ha, tra virgolette, costretto a fare il punto della situazione, a vedere effettivamente come erano i nostri consumi e abbiamo intrapreso diverse azioni proprio di miglioramento anche, diciamo, relativamente alle attività che vengono svolte, proprio di efficientamento delle attività proprio anche manutentive a livello di gestione dell'aria compressa, a livello di utilizzo degli attrezzi elettrici, a livello in particolare, come dicevo prima, di impianti di illuminazione. Andiamo con ordine. La strategia, lo svecchiamento è quello, ovviamente, è l'attività che AMT ha intrapreso in maniera importante già dal 2017 con l'introduzione di autobus Euro 6 e a seguire dal 2019 sono stati introdotti diversi autobus completamente elettrici. L'obiettivo è quello di arrivare a fine 2021 con 66 autobus completamente elettrici in servizio. L'altro capitolo importante è quello del LED, è un capitolo che è stato completato per quanto riguarda la trasformazione di tutti gli impianti di illuminazione dei nostri depositi. È un progetto che già a 2019 è arrivato a regime e ha consentito dei risparmi, per la nostra azienda sicuramente importanti, di oltre 1 milione di kilowattora di energia elettrica. Questo processo nei prossimi anni verrà, diciamo così, implementato nell'ambito dell'impianto della metropolitana, quindi a partire dalle illuminazioni delle stazioni all'illuminazione lungo la via di corsa. Il progetto dei LED ovviamente ha grossi benefici non solo dal punto di vista economico, dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista della vivibilità dell'ambiente, quindi della qualità e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, come appare evidente da queste fotografie. E solo, diciamo così, alcuni flash per ricordare, diciamo, come AMT ha intrapreso questo percorso di trasformazione verso l'elettrico. Abbiamo fatto delle importanti trasformazioni, ma ancora prima abbiamo voluto sperimentare questi mezzi, perché ovviamente ci sono aspetti che, come potete immaginare, destano preoccupazione a un gestore di trasporto pubblico. In primis, sicuramente l'aspetto dell'autonomia. Non solo, un autobus elettrico costa il doppio di un autobus termico, ci sono dei problemi importanti di logistica all'interno dei depositi, perché gli spazi di cui oggi disponiamo sono spazi risicati, sono spazi ridotti e andare a inserire in questi spazi dei caricabatterie, dei cavi per la ricarica, va a complicare l'ambiente, la vivibilità dell'ambiente di rimessa. E non ultimo l'aspetto proprio energetico. Voi pensate che una rimessa, una per l'altra, oggi era dotata di un impianto, diciamo, di una potenza indicativa di 150-200 kW, oggi
uno dei nostri depositi oggetto di trasformazione, proprio oggetto in questi momenti, nel senso che ci sono dei lavori in corso, passerà a 6 megawatt di potenza, quindi un incremento, che capite bene, estremamente importante. Questi conti sottoriportati sono solo per, come dire, rappresentare l'importanza energetica che assume un progetto di elettrificazione di una flotta, solo per dire, e 10 autobus elettrici richiedono una certa potenza in megawatt. Questa potenza in questa diapositiva è stata stimata, diciamo, prendendo come unità di misura la potenza impegnata classica di un'utenza domestica di 3 kW. Quindi qua stiamo dicendo, per caricare 10 autobus in una rimessa ci vuole tanta potenza, tanta quanta quella che sarebbe necessaria per alimentare 8 condomini da 20 appartamenti ciascuno. E questa è un'approssimazione per difetto, perché ultimamente gli standard che stiamo realizzando per la ricarica dei bus elettrici prevedono 100 kW ogni bus, quindi esattamente il numero che lì rappresentato viene raddoppiato, quindi per caricare 10 bus è come caricare 16 condomini da 20 appartamenti ciascuno. Quindi questo rende bene, ma almeno a me sembra che renda bene l'idea di quello che deve essere l'impegno proprio dal punto di vista dell'investimento. Allora, il nostro progetto di adeguamento dei depositi ha visto già la realizzazione e il completamento di un primo polo elettrico di AMT presso la rimessa, diciamo, della Foce, denominata rimessa Mangini. Il secondo passo, qua vedete alcune foto, diciamo, è solo per dare un'importanza a tutto l'aspetto impiantistico che a volte viene trascurato, ma nella fotografia a sinistra si vede una trave metallica dimensionata, come dire opportunamente, per sorreggere il peso dei cavi o delle blindosbarre, quindi investimenti, come dire, significativi. L'altro nostro deposito che andremo a realizzare invece è quello di Cornigliano, a cui facevo cenno inizialmente, ed è un deposito che diventerà un deposito di una rimessa completamente elettrica, e da questo punto di vista abbiamo anche attivato le fasi di progettazione preliminare per realizzare sul tetto di questo deposito un impianto fotovoltaico. Quindi sarà una rimessa, non si può dire che sia ovviamente dal punto di vista energetico autonoma, però sicuramente dal punto di vista energetico vi è un contributo in loco presente importante di energia pulita. E non mi dilungherei troppo, perché qua avevo fatto tutta una serie di considerazioni anche, diciamo, dal punto di vista proprio delle emissioni. Mi limiterei a far vedere alcuni grafici che secondo me possono essere significativi. Allora, questo è un andamento della CO2 del nostro parco, del parco complessivo degli autobus. A parte il picco negativo che si vede conseguente al primo lockdown, si vede che il trend è di un certo tipo, come è di un certo tipo l'andamento della CO, dell'NOx e del PM10. Questi andamenti in particolare hanno queste percentuali di riduzioni, che sono riduzioni decisamente importanti, sicuramente per i climi alteranti, sicuramente importanti, molto importanti per gli inquinanti. Per la CO2, come vedete, questo è un valore, diciamo, di riduzione ogni 10.000 km percorsi. Per la CO2, come vedete, in effetti questo valore è inferiore rispetto a quello degli inquinanti. Perché è inferiore? Perché comunque i mezzi, ancorché nuovi, quindi qua contribuiscono qui non solo i mezzi, diciamo, a zero emissioni, ma anche i mezzi Euro 6, quindi i mezzi, ancorché nuovi, consumano comunque tanto, perché hanno delle prestazioni a livello, come dire, motoristico, a livello di aria condizionata, importante. Quindi la CO2, essendo legata, come dire, direttamente alla combustione, ha sì una riduzione, ma non importante come quella invece degli inquinanti a cui facevo cenno. Io direi che mi potrei fermare qua, sono ovviamente disponibile per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. Grazie, grazie mille dottor Repetto. Che dire, tante cose, tanta roba, diciamo, già in essere, e tanto credo che si vedrà nel futuro. Anche qui riprendo l'importanza, appunto, di quello che si diceva dell'ottica di lungo periodo, proprio per quello che lei diceva, no?
su quanto sia poi difficile implementare determinati cambiamenti, sia in ottica proprio di processi, ma sia anche per la serie di investimenti, di costi, anche diciamo per sperimentare, come appunto ci ha fatto vedere con l'esempio, la funzionalità poi di determinati cambiamenti in un'ottica di obiettivo di servizio. E questo è un esempio di quello che si diceva in apertura, no? Di integrazione tra i servizi di più aree. La mobilità ha un risvolto in termini energetici notevoli, quindi tra questi due servizi, tra queste due forniture evidentemente c'è un continuo contatto. È importante, diciamo, la decisione della sostituzione del parco autobus verso delle soluzioni elettriche, ovviamente sono, diciamo, delle decisioni su cui si andrà un po' dappertutto. Altrettanto importante però è ovviamente la scelta di come alimentare poi questi bus elettrici e anche, diciamo, tutto quello che è tutto il circuito che gira intorno, e quindi dare impulso anche ad altri settori per andare, diciamo, verso soluzioni sempre più sostenibili. Quindi la scelta di un'alimentazione totalmente da energia rinnovabile va a rafforzare delle scelte importanti in ottica di sostenibilità, quindi diciamo è sicuramente molto, molto apprezzabile. Che dire, da tutti gli interventi sono venuti davvero degli spunti molto, molto interessanti, che ci danno veramente l'impressione che tanto si stia muovendo. Ovviamente in un'ora non è possibile approfondire per ciascuno di essi tutto quello che già esiste e che si è in procinto, diciamo, di mettere in campo. Noi volevamo iniziare a capire da, diciamo, il punto in cui ci troviamo e quali sono le prospettive future, e ci auguriamo che in virtù di quello che è stato detto oggi si possano organizzare tra la nostra associazione, ciascuna delle realtà che voi rappresentate, anche degli ulteriori momenti di approfondimento, di informazione e formazione, perché a volte anche tante cose che sono in atto, che sono messe in campo, non vengono percepite totalmente nella loro interezza anche dalla stessa cittadinanza, e soprattutto, diciamo, far capire che cosa comportano questi procedimenti in termini anche di investimenti di tempo, di risorse e diciamo di obiettivi che si possono realizzare, e anche, diciamo, in termini di una partecipazione attiva, come noi sempre ci auguriamo, da parte dei stessi cittadini, che speriamo non siano sempre e soltanto visti come soggetti da cui si raccolgono lamentele per dei servizi, ma anche invece una fonte di informazione importante per arrivare proprio all'implementazione, al miglioramento dei servizi da parte di chi appunto ne fruisce. Quindi io a questo punto vi ringrazio nuovamente, e i tempi ci dicono che la prima parte è giunta al termine e che quindi bisogna passare alla seconda parte, e cederei la parola al collega che avrà diciamo il compito di moderare appunto la seconda parte dell'appuntamento. Raniero, ci sei? Non lo vedo presente. Allora, aspetto che si unisca il collega Raniero Maggini, che penso abbia avuto un problema tecnico e sia al momento disconnesso, ma che rientrerà ovviamente a breve. Eccolo. Ecco,
Ecco. Scusate, abbiamo avuto un piccolo problema di connessione, risolto rapidamente. Il bello della diretta, ti lascio la parola, Raniero. È bellissimo, perché proprio nel momento in cui mi lasciavi la parola. Comunque, buonasera a tutti, grazie Tiziana. Tra l'altro appunto adesso andiamo ad incontrare queste esperienze, queste aziende che hanno già accolto la sfida, insomma, che ci proponiamo tutti di vincere per il prossimo futuro sulla sostenibilità. E come diceva Tiziano, peraltro, noi ne abbiamo indagate alcune, sicuramente a titolo esemplificativo, non esaustivo. Il bello di questa esperienza ci sta anche raccontando che ci sono tante altre esperienze sul territorio nazionale che stiamo via via conoscendo. Mi rivolgo agli ospiti e, se siete d'accordo, in realtà lascerei la parola subito a Mauro Maffè di Venti Riviera, che so ha qualche problema di connessione, per cui onde evitare di perderci il suo contributo, gli chiederei immediatamente di introdurre, diciamo, questa seconda parte. È con noi? Bisogna attivare l'audio, non la sentiamo. Risulta sempre staccato il microfono. Non la sentiamo, il microfono è staccato. Se non riesce ad attivare l'audio, io intanto passo ad un altro degli ospiti previsti, così intanto guadagniamo. Riusciamo? Niente, allora io direi magari di andare avanti, intanto le concederò la parola immediatamente dopo. Intanto a questo punto chiederei a Riccardo Prosperi di avviare il suo contributo per quanto riguarda Boschi Vivi, un'esperienza che ci racconterà una pratica probabilmente da altre parti più diffusa, che però sta prendendo piede anche in Italia. Insomma, gli passo immediatamente la parola per raccontarci. Appena possibile cederò naturalmente poi subito dopo il suo intervento al dottor Maffè. Prego. Buonasera a tutti e grazie anche di averci coinvolto in questa iniziativa. Io sono appunto Riccardo Prosperi, sono uno dei founder di Boschi Vivi. Insieme a me sono i soci Anselmo Lovens, Camilla Lovetti e Giacomo Marchiori. Siamo in quattro, abbiamo costituito questa cooperativa nel 2016 e abbiamo iniziato con l'attività nel 2018. Boschi Vivi è un progetto che si prefigge l'obiettivo di rivoluzionare, diciamo, il sistema cimiteriale dal punto di vista sia economico che di impatto ambientale. Faccio partire anch'io una condivisione, se riesco. Potete, un paio di slide, niente di più. Ok, dovrei riuscire a farvele vedere. Andiamo a schermo intero. Ok, allora, come dicevo, il nostro concetto è quello di riconcepire il servizio cimiteriale su una base culturale, sociale, ambientale ed economica. Quello che fa Boschi Vivi, in estrema sintesi, è individuare dei boschi che abbiano una necessità di essere riportati a un livello di sicurezza e fruibilità da uno stato di degrado in cui si trovano attualmente, e utilizzarli per dare la possibilità alle persone
di spargere le ceneri dei propri cari ai piedi di un albero, quindi avere un albero invece che una tomba. Questo è possibile per la legge italiana dal 2003. Quali sono i concetti che sono dietro questa idea? I concetti sono quelli di, in primo luogo, i due driver principali sono quelli di dare da una parte una possibilità alternativa di commemorazione dei defunti e il più possibile inclusiva. Non è un qualcosa che è collegato a particolari culti o a particolari confessioni, quindi è assolutamente inclusiva. Secondo driver è quello di partire da un'attività che tipicamente è un consumo di suolo ed una cementificazione, se concepita in maniera tradizionale, ovvero col tradizionale cimitero, e cambiare completamente il concetto fino a farla diventare un qualcosa che va invece a recuperare del suolo, del territorio, in che modo. Noi abbiamo iniziato in Liguria. La Liguria ha la particolarità di avere la percentuale più alta di copertura boschiva in Italia e allo stesso tempo di avere l'età media più alta in Italia. L'Italia che già è una nazione estremamente anziana. Questi due fattori hanno portato inevitabilmente ha un fenomeno di abbandono delle aree boschive, delle aree interne, cioè, diciamo in generale delle aree rurali. Perché? Perché tendenzialmente le persone anziane tendono a inurbarsi, perché è nelle grandi città, nei grandi centri urbani, che vi sono i servizi più facilmente raggiungibili. Questo ha portato a un abbandono di questi, appunto, delle zone di origine, delle zone rurali di origine di queste persone, e quindi ha una mancanza di cura di un territorio che era tradizionalmente dipendente dall'interazione umana. E quindi qui sto parlando tendenzialmente dei boschi di origine, diciamo, umana. Quindi possono essere i castagneti e gran parte delle... o comunque, diciamo, boschi che avevano uno sfruttamento economico che non hanno più avuto, quindi sfruttamento economico che si portava con sé anche una cura, un'attività di silvicoltura che adesso è stata abbandonata. Questo che cosa ha portato? Ha portato a un abbandono e a un aggravamento dei rischi idrogeologici e in generale ambientali. Idrogeologici perché il bosco non curato da risorsa economica diventa un rischio, in quanto le piante non curate, le piante cadute oppure l'eccessivo sviluppo del sottobosco possono portare a fenomeni di cadute di questi alberi nel letto dei torrenti, che in periodo autunnale porta all'intasamento dell'invaso e quindi all'esondazione e a danni molto gravi a cose delle persone. Aumento di rischio incendi proprio per questo, diciamo, proliferare del sotto, incontrollato del sottobosco, e poi tendenzialmente anche dal punto di vista sociale una mancanza di fruibilità di questi terreni, perché i sentieri non vengono più curati, non vengono più utilizzati, per cui sentieri che venivano utilizzati normalmente per muoversi o per, a questo punto, diciamo, in questi tempi più di per semplicemente anche operazioni di svago, di sport, non possono più essere utilizzati. Noi appunto con questo progetto andiamo ad investire su boschi, su questo tipo di boschi. Il nostro bosco attualmente è nell'entroterra tra Genova e Savona, era un bosco che non veniva curato dall'inizio degli anni 90, per cui noi abbiamo fatto, anche grazie a dei finanziamenti regionali di fondi europei, PSR, sviluppo rurale, l'abbiamo, diciamo così, riqualificato, abbiamo riattivato i sentieri percorsi all'interno del bosco, abbiamo fatto un'opera di silvicoltura selettiva per selezionare le piante con la maggior prospettiva di vita, abbiamo eliminato le specie che non erano autoctone, che anzi, invece di
per esempio le robinie, che invece di contribuire al consolidamento dei versanti, anzi col fatto che non hanno radici particolarmente profonde, ma vanno e sono molto alte, vanno invece a ribaltarsi, a strappare il terreno. Abbiamo fatto appunto tutto questo, questi tipi di lavori, abbiamo fatto degli interventi di ingegneria naturalistica per riconsolidare i versanti più trascurati, e abbiamo ottenuto che cosa? Un bosco frequentabile dalla comunità, un bosco sicuro che non rappresenta più un rischio di nessun genere, anzi contribuisce al buon funzionamento dell'ecosistema, e allo stesso tempo abbiamo appunto dato al nostro prospettivo cliente una possibilità di commemorazione dei defunti che, come dicevo, contribuisca a un, in quanto alla fine il nostro finanziamento è il contratto che abbiamo col cliente finale, che contribuisce in questo modo al recupero, al finanziamento, del recupero di questo territorio, crea anche un minimo di indotto per il paese, per il comune. Noi siamo un comune molto piccolo che si chiama il comune di Urbe, come diciamo, provincia di Savona, proprio sul confine con la provincia di Genova. Abbiamo creato un piccolo indotto, peraltro anche facendo ricorso a manodopera locale per quanto riguarda i lavori di silvicoltura più importanti, in quanto noi gestiamo, diciamo, la parte economica e il servizio cliente in qualche modo. Poi i servizi forestali veri e propri sono da noi studiati e progettati, ma poi vengono messi in atto da una cooperativa locale di quelle valli, e allo stesso tempo questo bosco, proprio come suo concetto, non è recintato, quindi non è un cimitero. L'albero tomba, diciamo così, è semplicemente individuato dalla targhetta, ma è il bosco è accessibile e fruibile a tutti. La settimana scorsa abbiamo ad esempio ospitato all'interno del bosco, all'interno dei sentieri, una manifestazione di bici di enduro attraverso il bosco, e può essere utilizzato da tutti liberamente, come diceva, solo individuato con dei cartelli. Sono stati anche inserite alcune aree di sosta, diciamo così, all'interno dei sentieri con panchine e tavoli, e abbiamo in questo modo provato, più o meno, diciamo, in qualche modo, visto che abbiamo già avuto dei clienti, ci sono già delle persone disperse all'interno di questo bosco, abbiamo in qualche modo creato un'entità multifunzionale partendo da un'attività che tipicamente è diciamo molto verticale che tipicamente è un, chiamiamolo, un consumo di energia o di suolo o di risorse, anche per quanto riguarda i comuni. Noi siamo in partner col comune di Urbe, in cui siamo appunto qui allocato al nostro bosco, in quanto funzioniamo come loro chiamiamo giardino della memoria, che è un qualcosa che tutti i comuni per legge devono avere all'interno dei propri cimiteri. Quindi abbiamo anche evitato un investimento che per piccoli comuni dell'entroterra non è indifferente, per creare un'area specifica all'interno del cimitero. Siamo intervenuti noi direttamente con questo intervento, che non prevede nessun tipo di espansione cimiteriale, diciamo, nell'optimum vorrebbe sostituire completamente il cimitero. Ovviamente non è possibile, semplicemente per ragioni anche comprensibili, ideologiche, nel senso che non tutti sono d'accordo con la cremazione e la dispersione delle ceneri. Però diciamo che il concetto nasce proprio da un'idea, diciamo, di economia circolare, dalla necessità della persona si va a creare un beneficio per la comunità intera. Direi che posso adesso brevemente spiego come funziona il servizio. L'interessato ci contatta, si organizza una visita all'interno del bosco, viene scelto l'albero,
viene stipulato il contratto e al momento del lutto ovviamente viene svolta una semplice cerimonia, chiaramente successiva alla cremazione, e le ceneri vengono disperse all'interno del nostro bosco in una buca che viene fatta vicino all'albero, chiaramente poi viene anche localizzato col GPS, vicino a questo albero, che viene naturalmente questa buca fatta a una distanza tale da non interagire, diciamo, con le radici dell'albero, non disturbarle, e viene utilizzata o un'urna biodegradabile che non attiri, senza amidi, che non attiri gli animali, oppure vengono, a seconda della qualità del terreno, perché per l'utilizzo di un'urna è necessario raggiungere una certa profondità che non sempre in un bosco ligure è ottenibile, perché si arriva quasi subito al letto di roccia. Queste ceneri vengono svuotate in questa buca, che viene ricoperta dall'esterno, e non si nota più nulla se non la targhetta sull'albero, e questo anche per, diciamo, la legge, come dicevo, prevede anche la dispersione in superficie. Noi, per favorire la fruibilità appunto di questo bosco e l'accettabilità del progetto, abbiamo preferito fare tutto a livello di interramento delle ceneri. E abbiamo avuto degli ottimi risultati, soprattutto dal punto di vista del feedback da parte sia delle istituzioni locali, che hanno accolto il progetto, diciamo, in maniera estremamente entusiasta, che della comunità, che nonostante sia comunque, diciamo, un entroterra, quindi tendenzialmente molto tradizionale, si è detta molto, molto contenta, diciamo, del fatto anche, di come parlavo dell'indotto, che questa iniziativa, che per ora è unica in Italia, abbia anche contribuito a, diciamo, in qualche modo accendere anche un po' i riflettori su questo piccolo paese. La nostra idea adesso è quella di riproporre lo stesso schema, utilizzando possibilmente, noi in questo caso abbiamo comprato questo bosco perché era il nostro progetto pilota che doveva partire, volevamo far partire la più fretta possibile, ma l'idea di base sarebbe quella di ottenere questi boschi in concessione o da privati che già ne hanno la disponibilità, oppure ancora meglio da enti pubblici che tendenzialmente, soprattutto, diciamo, nella zona nell'arco alpino e appenninico, hanno tendenzialmente a disposizione questi terreni di cui non hanno la possibilità di trarre nessun tipo di vantaggio, se non anzi di avere così costanto delle spese, di avere appunto la possibilità di riproporre questo schema. Tendenzialmente noi stiamo adesso parlando con possibili partner più o meno sparsi su tutto l'arco alpino. In generale questo progetto suscita molto interesse, soprattutto nelle aree montuose, nelle aree appunto che hanno dei possibili problemi di criticità idrogeologiche del suolo. Direi che dovrei avervi illustrato più o meno l'idea e i driver che sono dietro al progetto. Direi di avere concluso, se non ci sono ulteriori domande. Grazie della presentazione, del contributo. Come dicevamo, è un'esperienza che altrove già attecchita da tempo, insomma ci viene segnalato appunto anche da chi sta seguendo l'appuntamento in America in particolar modo. Insomma, ci auguriamo che poi possa trovare appunto terreno fertile, forse è il caso di dirlo, anche qui nel nostro paese, anche in forme diverse. Insomma, la diversità, come al solito sappiamo, è ricchezza, quindi vi auguriamo e ci auguriamo, insomma, che questa esperienza possa diffondersi e consolidarsi. Grazie intanto, naturalmente se emergeranno delle domande ve le metteremo a disposizione e soprattutto vi chiederemo appunto una replica puntuale. In attesa che Mauro Maffè per Ventiriviera possa ricollegarsi, e ci auguriamo che ci riesca, passerei a questo punto invece ad un contesto completamente diverso. Chiamo in causa Giacomo Chiarella,
ad un comparto che può avere potenziali impatti anche importanti, soprattutto in un paese come il nostro, in cui il terziario insomma, è bello sviluppato, e appunto una tipografia ecologica nella fattispecie, per cui chiediamo a Giacomo Chiariello insomma, di raccontarcela. Buonasera a tutti. E tanto grazie per avermi invitato. Allora, vi sto parlando, io sono Giacomo Chiarella, vi parlo dalla tipografia ecologica KC. Questa qui è una tipografia che ha aperto mio papà 32-33 anni fa, e nel 2009 dovevamo decidere come, diciamo, avviare i vari investimenti, perché come sempre nel nostro settore bisogna essere al passo coi tempi. Gli investimenti di macchinari di stampa sono sempre abbastanza onerosi, quindi bisogna valutare bene. Abbiamo pensato di investire, vi parlo proprio nel 2009, quindi tempo fa, di investire nella stampa a basso impatto ambientale, che sostanzialmente ci ha portato a rivoluzionare tutto il nostro processo di stampa, dalle cose più semplici tipo l'energia rinnovabile, ma quella cosa facile e positiva quanto anche abbastanza facile, però invece tutto quello che riguarda proprio la produzione, quindi i macchinari che non utilizzano acidi per fare le lastre, macchinari che dove si possono andare a mettere inchiostri a base vegetale, inchiostri anche a cera, cera vegetale, sempre ovviamente, e base acqua anche. Questo ovviamente poi anche considerando tutti i sistemi di lavaggio, considerando poi la finitura dei prodotti, quindi utilizziamo colle che hanno una base acquosa, non utilizzano scarti di animali come molte colle e non hanno niente di nocivo per l'ambiente. E poi anche la confezione, per esempio, non so, i pacchi li facciamo in carta riciclata, usiamo lo scotch di carta per fare il trasporto dei bancali quando è possibile, cioè quando non è per il cliente finale, ma sono i trasporti magari in legatoria, bancali di prodotti, quando è possibile andiamo a fasciare i bancali con delle corde, come si faceva un tempo, insomma, e non per forza incelofanare tutto. Anche il trasporto, abbiamo dei mezzi a metano e quindi cerchiamo anche questa fase qui di risolvere. Poi per un po' di anni abbiamo avuto anche la riforestazione, ossia andavamo a calcolare qual era l'impatto, il consumo di ossigeno, e andavamo a piantare alberi per restituire all'ambiente questa cosa che, vabbè, un tempo lo faceva quasi solo Lovegate, ora lo fanno diverse organizzazioni. L'abbiamo però stoppato e già che chi mi ha preceduto è dell'Urbe, noi abbiamo un accordo col consorzio forestale della Valle Stura e dell'Urbe per andare a pulire i boschi, quindi abbiamo un importo periodicamente per andare a pulire i boschi, perché abbiamo pensato che comunque oggi nel nostro contesto locale sia più importante andare a pulire piuttosto che non a riforestare, magari in Costa Rica o chissà dove, ma anche forse nel Parco del Ticino. Abbiamo valutato che è più utile per l'ambiente tenere in ordine i boschi e quindi abbiamo attivato anche questa cosa. Poi nel 2016 abbiamo aperto una succursale all'interno del carcere di Genova Ponte Decimo. Quindi abbiamo proprio una sede operativa dove insegniamo a lavorare i detenuti. Siamo nel reparto maschile, dove praticamente non c'è nulla se non la nostra attività. E anche lì abbiamo portato l'energia rinnovabile, ci siamo fatti attivare un contatore dal nostro fornitore di energia, poi abbiamo macchinari di stampacera ad acqua e facciamo anche legatoria sempre comunque per quantitativi da tipografo, non insomma un buon reparto di legatoria, lavoriamo anche per tipografie che hanno magari bisogno di fare certi lavori di legatura, e questo è un po' tutto perché abbiamo quest'idea, no, qua che
nel lavoro sia possibile fare qualcosa che porti dei benefici a tutti, che porti dei benefici all'ambiente, che porti dei benefici in generale alla nostra società, quindi vedi l'esempio del carcere, e che l'investimento più migliore da fare sia comunque in qualcosa che abbia che consideri molto bene tutti gli impatti ambientali. Tutto questo nostro sforzo poi si riassume, diciamo, per renderla poi per dare la possibilità ai nostri clienti di comunicarlo. Noi siamo certificati, siamo stati i primi in Liguria a certificarci FSC, quindi c'è il controllo della carta che arriva da foreste proveniente, gestita in maniera corretta, e siamo stati i primi in Italia a certificarci EcoPrint. Al momento siamo anche gli unici in Liguria con questa certificazione, ma il mondo pian pianino sembra che stia cercando di cambiare, quindi magari poi non saremo più da soli, che noi saremo anche contenti perché non ci teniamo ad avere questo primato e essere, anzi, cioè, diciamo che anche altre tipografie in giro per l'Italia che si sono certificate mi hanno contattato e le ho aiutate ben volentieri. Quindi il cliente, poi chi viene a stampare da noi, può comunicare di aver scelto il rispetto per l'ambiente apponendo sui propri stampati, libri, brochure, depria, manifesti, qualunque, le certificazioni FSC ed EcoPrint. Io vi ringrazio per avermi invitato e devo dirvi che forse Raniero non lo sa neanche, ma io, uno dei miei primi clienti quando abbiamo fatto questa trasformazione che si è accorto di noi è Cittadinanza Attiva di Chiavari, che ci hanno chiesto di... e si sono interessati e sono diventati clienti. Questo, diciamo, anche per dire, per dare anche un accenno dal punto di vista, diciamo, economico, io credo proprio che il fatto di rispettare l'ambiente per tutte le realtà che possono scegliere di farlo, e tutti possono scegliere in realtà di avere questa attenzione, comunque poi ce l'ha un ritorno. Cosa ne so, a volte spesso mi chiedono, ma lei come imprenditore, come... che io non dico, non sono un imprenditore, sono un artigiano, e mi dicono, ma c'è stato il ritorno, ma il ritorno c'è, cioè io non sto facendo i soldi, ma va bene, però tanto sono ancora aperto, non devo andare a scegliermi clienti facendo chissà che operazioni strane, mi cercano, vengono da tutta Italia, e quindi comunque anche per esempio in carcere cerco di far capire ai detenuti il fatto che un lavoro sia fatto in carcere è un valore, quindi non è che per anche perché ovviamente e giustamente noi li paghiamo e poi siamo un'azienda, quindi non siamo una cooperativa o una realtà che possa in qualche maniera avere grandi agevolazioni con la presenza in un istituto penitenziario, ma lo riusciamo a fare ed è sostenibile comunque, perché tutto questo operare in un certo modo ha un suo mercato, ha una sua possibilità di essere comunicato. E quindi niente, vi ringrazio molto per l'invito e se avete domande io sono disponibile. Benissimo, grazie mille, molto interessante. Magari io una domanda la faccio subito, ma più che altro per un elemento di chiarezza per chi ci ascolta, no? Prima si diceva, noi preferiamo comunque intervenire sul territorio con interventi immediati, tra virgolette, piuttosto che andare a riforestare dall'altra parte del mondo. Non mi sembra di percepire, come dire, un'ostilità alla riforestazione, piuttosto all'immediatezza dell'intervento anche in prossimità del territorio. È così, e quali altre eventuali misure avete messo in campo di questo tenore? Sì, allora, ovviamente non sono ostile alla riforestazione che per anni abbiamo operato. Banalmente non l'avrei neanche detto se non ci fosse stato chi mi ha preceduto, che è dell'Urbe, ho detto combinazione, è vero, c'è anche questa cosa qua. No, lì banalmente secondo me la tempestività di... capire, io questa cosa della riforestazione l'ho attivata ovviamente perché era bello, perché credo che sia positivo, e anche per mettere una ciliegina sulla torta.
nella nostra proposta, cioè mi piaceva pensare di andare a proporre qualcosa di più ecologico possibile. Chiaro che il giorno che ho conosciuto questo consorzio forestale e che mi ha fatto presente questa urgenza che c'era nel territorio, ho pensato bisogna anche essere tempestivi, secondo me, e mettersi in discussione e dire ma oggi cos'è che veramente posso fare e qual è la direzione da prendere. Volendo, uno potrebbe fare entrambe, sarebbe ancora meglio, per esempio. Però noi, dovendo scegliere, abbiamo scelto di fare qualcosa che fosse sul territorio, certamente, ma che fosse anche un po' un carattere d'urgenza. E altre cose che abbiamo in programma, diciamo che adesso abbiamo già abbastanza carne al fuoco, quindi per noi già riuscire a mantenere tutto quello che stiamo facendo, e ci stiamo comunque aggiornando perché la certificazione Ecoprint sta per avere una svolta, quindi sarà ancora più stringente per certi aspetti, quindi ci stiamo organizzando per affrontare questa sfida. Un'altra cosa posso dire, che oggi in un mondo dove chiunque in qualsiasi tipo di settore ti può dire che è ecologico, e lo vediamo perché veramente, cioè, è così, io vedo che anche nel nostro settore, proprio anche nelle macchine da stampa che ci propongono a noi, ormai sono tutte che ti vengono a dire che sono ecologiche. In realtà io mi sento molto tranquillo ad avere, come già hanno comunque diverse tipografie in Italia, la certificazione Ecoprint, perché Ecoprint intanto ha un gruppo di lavoro dove dentro, per capirci, c'è anche Legambiente, cioè è un gruppo di tecnici, esperti in stampa e ambientalisti, scuole grafiche italiane, che hanno definito qual è il sistema di stampa più ecologico. Quindi chi definisce non è una casa venditrice di macchine o di inchiostri o un tipografo che si è fatto il suo logo e se lo fa certificare da altri, ma è un tavolo di lavoro scientifico serio e istituzionale, e poi c'è qualcuno che viene a controllare. Quindi questa cosa qua, che magari nella nostra cultura, almeno io, anche mio papà era un po' perplesso perché costano, no, le certificazioni, sembrava quasi nella mentalità di un tempo quasi come se fosse una marchetta, paghi per avere il bollino, e invece oggi in questa giungla io, proprio da produttore di stampe a basso impatto ambientale, devo dire meno male che esistono le certificazioni, perché se non altro sono quelle che ci danno modo di raccontarci e di spiegare ai nostri clienti e dare garanzie soprattutto. Grazie mille, la risposta assai esaustiva. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, io ripasserei in realtà un momento a Riccardo Prosperi, perché ho visto che in realtà ha già fornito una risposta via chat, però insomma gli chiederei cortesemente di condividerla anche, diciamo, in video, in modo che possa raggiungere anche quanto gli ci stanno seguendo. La domanda era quella di dire se per l'appunto, insomma, c'è in qualche modo un punto di contatto con la precedente domanda, se immaginate appunto, oltre che il recupero, anche la forestazione di aree ex novo e la possibilità di abbinare l'attività che appunto voi proponete anche con la messa a dimora di nuove piante. Allora, Livia, come ho scritto in chat, il problema è questo. Abbiamo considerato comunque l'idea della riforestazione, eravamo anche stati contattati per un progetto simile sulle rive dell'Adda, se non ricordo male, che poi era legato a un concorso di una fondazione che non dipendeva da noi, diciamo, noi saremmo stati coinvolti come consulenti, però in quel caso era un caso molto specifico, nel senso era un ex terreno agricolo che sarebbe stato riforestato, sarebbe stato convertito in foresta. Ora, il problema nostro per quanto riguarda la riforestazione è questo: noi diamo una garanzia, diciamo, sulla durata dell'albero e con delle, diciamo, delle clausole per cui si può poi spostare in qualche modo la dedica da un albero all'altro. Ma l'albero è proprio l'oggetto del nostro contratto. Questi alberi vengono selezionati dal nostro tecnico forestale
proprio come alberi tomba, proprio perché prevedono, hanno una certa prospettiva di vita, di durata, e diciamo sono i più, quelli all'interno del bosco che hanno la più alta prospettiva di vita. Con una riforestazione, diciamo, ci sono delle incognite molto, se si parte soprattutto da piantine giovani, ci sono incognite molto più influenti sulla durata della vita dell'albero, che non possiamo, sarebbe molto più difficile garantire. Inoltre, diciamo che la riforestazione è un intervento particolare e molto difficile, nel senso, per noi già non è facile trovare i boschi con le caratteristiche adatte per quanto riguarda l'accesso. Beh, noi partendo da boschi già esistenti forse ancora abbiamo questa problematica, però siccome noi appunto abbiamo questa cosa di operare quasi specificamente in zone montuose, diciamo che la riforestazione diventa veramente, veramente difficile. Anche qua in Liguria alcune riforestazioni sono state fatte negli anni 60 in maniera un po' casuale quasi, e hanno quasi causato più problemi dal punto di vista del rischio incendi che di quanti non ne abbiano risolti. Quindi diciamo, noi abbiamo optato per il recupero dell'esistente, in quanto già è un problema non indifferente, per cui siamo focus su quello. Qui ci sono veramente tanti, tanti boschi abbandonati a se stessi, come dicevo, dalla risorsa diventano quasi dei rischi, quindi abbiamo deciso di concentrarci su quello. Grazie, ovviamente in contesto urbano, in particolar modo periurbano, comunque questo è un fattore di particolare attenzione. Poi è altrettanto evidente che siamo in una fase storica in cui probabilmente ripensiamo anche la destinazione dei boschi, magari che riconversione ad alto fusto, per destinarli appunto ad avere delle fasce tampone intorno alla città. Però la vostra esperienza è inevitabilmente interessante e si colloca comunque tra quelle buone pratiche che vanno incontro esattamente a queste esigenze. Riccardo, una domanda rapidissima, ho visto che hai spento la camera, però ero curioso, questa è una domanda più quasi personale. Prima dicevi degli interventi in qualche modo di riqualificazione, intendendo anche l'eradicamento magari di specie aliene cosiddette, quindi come la robinia, quindi specie non tipiche della nostra vegetazione, delle nostre specie forestali, e che peraltro appunto nell'accezione che ci proponevi magari creano anche potenziale pericolo perché non hanno quella capacità di tenuta di versanti. Oltre questo intervento, che sicuramente va nell'ottica anche ulteriore ad implementare in qualche modo insomma le caratteristiche della vostra attività come misura pro biodiversità, ci sono altre pratiche in questa direzione che attuate con la vostra attività, no? Allora, tendenzialmente, come dicevo, tutta la parte di silvicoltura, chiamiamola così, quindi di selezione delle essenze che rimangono all'interno del bosco, è curata da un nostro forestale, che è un ragazzo tedesco, che lavora in Germania su dei progetti simili. In Germania, come si diceva prima, queste esperienze hanno una tradizione molto più lunga, c'è una ditta che ha solo singolarmente tipo 60 boschi, qualcosa del genere, e lui lavorando in questa ditta ci ha dato questa consulenza di selezione per quanto riguarda gli alberi, chiamiamoli così, gli alberi tomba, che non sono gli unici alberi che rimangono all'interno del bosco, ovviamente, però diciamo tutta la parte di selezione è stata fatta in collaborazione sia con lui che con un forestale ligure, per diciamo ottenere il massimo della biodiversità. Noi tendenzialmente all'interno di quel bosco abbiamo la maggior parte castagni, ciliegi, querce, qualche frassino, non ci sono, cioè qualche conifera nella parte più alta che abbiamo mantenuto, ma non sono alberi tomba, ci sono alcuni meli selvatici. Quindi tendenzialmente si è, a parte le specie diciamo così parassite in qualche modo, o
evidentemente dannose, si è provato a mantenere l'ecosistema bosco, lasciarlo il più possibile in ordine di biodiversità. Alcuni interventi sono stati fatti non solo per la flora, anche per la fauna, nel senso che le fascine di legna sono state lasciate nel bosco proprio per creare anche dei rifugi naturali per piccoli roditori, tassi, volpi e tutto quel tipo di fauna. Poi diciamo sì, ecco, l'idea, forse la cosa più indicativa che posso dare da questo punto di vista, l'idea è che è un bosco che non diventa un giardino, diciamo così, quindi viene comunque lasciato il più possibile nelle condizioni, io adesso dico naturali, poi quelli sono boschi che sono sempre stati coltivati in realtà da secoli ormai, quindi il castagno in sé era utilizzato come pianta produttiva in qualche modo, quindi l'intervento dell'uomo c'è sempre stato e questo è il motivo per cui nel momento in cui sono stati abbandonati hanno forse subito danni maggiori ancora che un bosco completamente selvatico, ecco. Per cui noi tentiamo di mantenere un equilibrio il più possibile leggero, nel senso di, da un punto di vista, intervenire il meno possibile, dall'altro punto di vista rimettere a regime il bosco. Quindi diciamo un equilibrio abbastanza delicato, ma che tentiamo di raggiungere, ecco. Ovviamente non è il bosco più semplice del mondo, fosse una faggeta che è un bosco monospecie praticamente, ovviamente avremo meno problemi, ma le faggete in sé non hanno bisogno di questo tipo di interventi, ecco. Quindi noi per statuto quasi, per vision, andiamo su questo tipo di boschi un po' più problematici, ecco. Benissimo, chiarissimo il ragionamento. Chissà, magari col futuro, se potrete fare anche monitoraggio negli anni delle specie che frequentano il vostro bosco, questo potrebbe essere un valore aggiunto per raccontare appunto la bellezza, la forza che questo vostro intervento di cura comporta. E purtroppo stiamo prendendo atto che Mauro Maffè non riesce a raggiungerci, lo stiamo anche tentando di contattare, ma purtroppo il segnale crediamo sia totalmente ormai compromesso. Io, prima di chiudere, vista la capacità visionaria della tipografia ecologica, chiederei a Giacomo Chiarella una domanda: qualche cosa che avete in cantiere per il prossimo futuro, per come dire, innovare ulteriormente il vostro lavoro? Allora, in realtà abbiamo una cosa in cantiere, siamo abbastanza pronti, non la dicevo perché è, diciamo, un po' una conseguenza della pandemia, e ci siamo ritrovati sempre comunque come codice Ateco, abbiamo sempre potuto lavorare, poi avevamo qualche cliente del settore tipo ospedali o anche produttori di farina e company, quindi fermi non siamo, siamo stati poco, diciamo. E però abbiamo anche noi avuto il momento da dire cosa facciamo, cosa non facciamo, come... Allora ci siamo abbiamo deciso di aprire un altro settore della nostra azienda, che presenteremo direi nei prossimi mesi, ora non so bene se a settembre o prima, che è la KC Cartoon, quindi in particolare uno dei nostri grafici molto bravo a disegnare ha fatto un corso che sta per ultimare per fare brevi cartoni animati, che sono molto utili perché, visto che la comunicazione si sta spostando molto e giustamente sotto forma digitale, allora abbiamo, avendo noi clienti comunque che magari, cosa ne so, anche il bilancio sociale, il catalogo, magari prima ne facevano 10.000 copie, ora ne fanno 1.000, chi 1.000, chi 500, chi 2.000, però le tirature diminuiscono e da un lato ne siamo anche contenti, però abbiamo detto allora sarebbe intelligente cominciare pian pianino ad affiancare un altro tipo di servizio che è sempre legato alla comunicazione, farlo bene, e quindi abbiamo preso un esperto molto bravo che lo fa già di lavoro, che ha già un'azienda che lavora per tutto il mondo come animazioni,
e quindi diciamo stiamo per aprire un settore dove verrà un'azienda, un'associazione, una realtà che vuole spiegare in 2 o 3 minuti con un'animazione leggera e ben fatta il suo operato. Noi saremo pronti, diciamo, a fare anche questa cosa. Non è proprio legata alla stampa ecologica, però è legata alla non stampa, quindi diciamo che va bene. Va bene, insomma, quindi state continuando sulla scia, insomma, di guardare, inventare soluzioni diverse e ulteriori. Io intanto vi ringrazio, insomma, è stato veramente molto interessante il confronto con voi, e, insomma, da quello che ci dite ci sarebbe ancora da raccontarne per molto, però insomma ci avete dato comunque uno spaccato interessante. Io non so se Tiziana è in questo momento collegata. Sì, eccola. Io le lascerei rapidissimamente la parola per delle brevi conclusioni. Grazie a tutti ancora e buona serata. Ma sì, brevissimamente, soltanto per ringraziarvi nuovamente. Devo dire che ogni volta che assistiamo alla seconda parte poi di questi eventi, gli spunti e diciamo la presentazione delle singole esperienze sono sempre davvero tanto tanto interessanti, e ripeto sempre che l'invito ad inviarci i materiali di presentazioni, insomma i materiali che avete a disposizione per poterli mettere a disposizione sul nostro sito, in modo da contribuire ancora di più a dare diciamo evidenza e diffusione all'attività che fate, che noi l'abbiamo appunto catalogata tra le nostre buone pratiche. Ci sarà uno spazio predisposto sul sito internet di Generazione Sprecappo, e ci auguriamo però che al di là di questa singola esperienza si possa instaurare diciamo un percorso di collaborazioni future per prossimi eventi di questo tipo, ma speriamo anche diciamo diversi e con una presenza fisica per conoscerci meglio anche di persona. Quindi grazie di nuovo a tutti, siamo stati perfettamente nei tempi, ci dispiace per non aver potuto sentire l'altro contributo, però troveremo diciamo un modo per recuperare anche l'esperienza di Venti Riviera, e quindi un caro saluto a tutti e alla prossima occasione. Ciao a tutti.